Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Questa è una lettura per il segno dell'acquario dal 15 al 31 di agosto. È una lettura generica, quindi potrebbe non risuonare con tutti voi. In questo caso guardate le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece volete una sessione di coaching o una lettura privata, inviate un'email a vocidagliangeli@gmail.com. 7 di coppe rovesciato è la vostra energia generale in queste 2 settimane. Quindi sembra che se vi siete forse creati in passato delle illusioni, o avete sognato, o vi siete fissati con delle cose che poi alla fine non erano esattamente come le vedevate, insomma, se avete fatto qualche errore di giudizio, per esempio, ecco che adesso questo momento di troppe aspettative finalmente si sta trasformando in un momento di consapevolezza, perché state realmente vedendo le cose per come sono. Quindi potrebbe essere che qualcuno di voi sia magari anche un po' deluso, forse, dalla situazione, perché sembra che, ecco, non per tutti voi, ma per qualcuno di voi potrebbe sentirsi vittima di false promesse, ma non è per tutti così, è solo per una parte. Molti di voi avevano semplicemente dei progetti troppo utopistici e adesso stanno più scendendo con i piedi per terra, mentre per una piccola percentuale di voi si tratta di avventura extraconiugale scoperta, ma questo è solo per una piccola parte di voi, ovviamente voi sapete qual è la vostra situazione. Dunque, questa è l'energia per voi dell'acquario, questa è l'energia del vostro partner, anche se a volte vi ricordo che le colonne si invertono, quindi qualcuno di voi potrebbe stare da questo lato e vedere il partner qui. Dunque, intanto, come voi vedete il vostro partner come un fante di coppe, cioè come qualcuno magari un po' immaturo nella manifestazione dei propri sentimenti, però sicuramente qualcuno che ha dei sentimenti, non avete dubbi su questo. Come il vostro partner vede voi come una regina di denari rovesciata. Quindi sembra che voi abbiate ultimamente dimostrato che non siete molto, come dire, non siete fatti per la coppia, ecco, non siete fatti per stare in coppia. Cioè, non, ovviamente non prendetela in senso generale, però sembra che ma fate mancare qualcosa di importante per avere una certa stabilità all'interno della coppia. O almeno questo è il modo in cui venite percepiti. Quello che voi provate per questa persona però è un 4 di bastoni, quindi molti di voi pensano di trovarsi con la persona giusta, con il partner giusto, con la persona che può in effetti dare stabilità e aiutare, la relazione a crescere, mentre invece quello che questa persona prova per voi è un re di bastoni rovesciato, quindi non è molto sicura al momento di quello che prova, non è molto sicura di quello che vuole. E sicuramente ha qualche motivo per avercela con voi. Magari vale per qualcuno di voi. Avete fatto qualche stupidaggine. Come voi vedete voi stesso, come un 2 di coppe rovesciato. Quindi ecco che in effetti voi stessi vi rendete conto che forse c'è qualcosa che non va a volte in certi comportamenti e che quindi dovreste curare di più il vostro modo di porvi nella relazione, il vostro modo di dare importanza a determinate cose piuttosto che ad altre. Questa persona si vede come un eremita rovesciato, quindi o siete in un momento di distanza, ecco, vi siete un attimino distaccati, può essere fisicamente per qualcuno, può essere emotivamente per qualcun altro, però potrebbe esserci proprio un momento di distacco al momento. Sembra che questa persona senta il bisogno di distaccarvi per di distaccarsi per qualcosa che questa persona potrebbe avere fatto o fatto mancare. E quello che voi potete fare è l'asso di bastoni, quindi offrire un nuovo inizio concreto, reale, rendendovi conto di quali sono i vostri punti di forza e i vostri limiti, essendo quindi ben coscienti di cosa potete realmente fare e dare a un rapporto e focalizzarvi sul fare il meglio che sapete. L'altra persona, qui c'è una regina di bastoni, quindi potrebbe magari essere anche questa persona un po' più matura nel manifestare se stessa, un po' più matura nel gestire le emozioni. Come voi vedete il rapporto? Come un 6 di bastoni rovesciato, quindi sembra che voi vedete comunque questa relazione come qualcosa di difficilmente separabile, cioè
Magari avete provato in passato a separarvi, però non siete riusciti perché obiettivamente i sentimenti ci sono, quindi c'è comunque qualcosa che vi lega e voi non riuscite ad allontanarvi, non riuscite a separarvi o a rinunciare. L'altra persona però vede la relazione come un diavolo rovesciato, quindi invece per questa persona sta diventando sempre più facile il pensiero e l'idea di rinunciare a voi. Se non lo ha già fatto in un certo senso. Quindi, mentre qui c'è una difficoltà ad andare via, qui c'è invece un prendere coscienza che si ci può anche separare volendo, se le cose non funzionano. Intanto, quello che voi vorreste è un 7 di denari, quindi voi vorreste avere il tempo per dimostrare a questa persona che cosa volete e che cosa sapete fare. Volete tempo per recuperare magari quello che c'è da riprendere, mentre invece l'altra persona con un 2 di bastoni vorrebbe semplicemente prendersi un periodo di tempo di distacco emotivo e osservare la situazione con calma, senza interferenze, comunque ecco, cercare di capire realmente che cosa accade e che cosa vuole. Cosa dicono gli angeli? Rimorso. Per evolvere bisogna confrontarsi con le proprie colpe. E a quanto pare sembra che io abbia indovinato qual è il tema generale della lettura. Il rimorso, o comunque il fatto che vi rendete conto a volte di sbagliare e dovete solamente imparare a correggere gli errori, ma la prima cosa da fare è ammetterli. Dopo averli ammessi, la seconda cosa da fare è chiedere all'altro: cosa posso fare per non sbagliare più? E non perché le parole dell'altro siano legge, per carità, ma perché comunque dalle parole dell'altro potrebbero arrivarvi delle idee che se voi ascoltate realmente, potrebbero essere veramente uno spunto per capire come cambiare qualcosa. Ad ogni modo, in questo caso, questi sono quei casi in cui io consiglio la sessione di coaching. Ad ogni modo, se volete una sessione di coaching per capirvi meglio e per sapere dove è l'inghippo e in cosa sbagliate o come potreste fare diversamente, mandate un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Se volete una lettura privata per capire esattamente cosa potrebbe succedere adesso, stessa cosa. Altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.